Ciao e ben arrivati a Palazzo Blu. Palazzo Blu è un palazzo molto antico e prima di diventare un museo è stata per diversi secoli una casa, sì, la casa di tante famiglie e oggi vi faremo scoprire che potrebbe essere anche casa vostra. Andiamo a scoprire come. Eccoci qua, nella sala della musica. Siamo al primo piano della collezione permanente e dietro di me c'è un ritratto. Questo dipinto è stato realizzato nel 1793 e il pittore che lo ha fatto era francese, si chiamava Jean-Baptiste Desmarets. Bene, in questo periodo le macchine fotografiche non c'erano, ecco perché quando si voleva immortalare un momento molto importante, beh, le famiglie più ricche chiamavano i pittori e gli chiedevano appunto di farsi fare un ritratto, proprio come è successo alla famiglia Roncioni, la famiglia che è dipinta in questo ritratto. La famiglia Roncioni non ha abitato in questo palazzo, ha abitato in un palazzo qui vicino, ma questo davanti a voi, beh, non avete solamente un semplice dipinto, avete un dipinto che parla sì e vi racconta moltissime cose, ci racconta moltissime cose. Beh, intanto questa famiglia da chi era formata? Era formata dal padre, Angelo, qui a sinistra, al centro la mamma, Dorotea, e a destra Girolamo, lo zio. Poi qui vediamo Isabella che gioca con il cane, Francesco e Teresa che ballano, si divertono a ballare e Maddalena che suona la spinetta. Bene, la posizione di Dorotea, vedete Dorotea è al centro del dipinto. Beh, la posizione cosa ci dice? Ci dice che Dorotea era una donna considerata importante sia nella famiglia che nella società. E cosa invece ci dicono Isabella, Maddalena, Francesco e Teresa? Ci ricordano che da sempre il gioco per i bambini è una cosa importante. Ci ricordano che è importante anche essere educati e andare a scuola, cosa che magari vi piace un po' meno. È importantissimo, ma nel corso del tempo questi diritti, i vostri diritti, sono stati dimenticati. Ecco perché nella nostra epoca hanno scritto delle leggi che cercano di tutelarvi, che cercano di farvi essere bambini, di crescere, di diventare grandi, consapevoli e felici. E invece Angelo, Dorotea e Girolamo parlano a noi adulti e ci dicono che noi dobbiamo avere il dovere di farvi vivere questi momenti di spensieratezza, di allegria e di crescita, perché solo così diventerete grandi e felici. Incredibile quante cose ricordano, quante cose raccontano i dipinti di Palazzo Blu. Un cavallo alato. Cuore. È bello lasciarsi trasportare dalla fantasia e trovare delle forme, degli animali, degli oggetti tra le curve delle nuvole. La fantasia è un bene preziosissimo che voi bambini dovete coltivare sempre per sempre. Vi permette di viaggiare con la mente, creare delle storie pazzesche ambientate in mondi popolati da guerrieri, maghi, principesse, protagonisti di avventure pazzesche con azioni rocambolesche. Nella fine del Seicento ci furono due pittori di origine toscana, un babbo e un figlio, Gherardo e Giuseppe Poli, che si sbizzarrirono a creare dei paesaggi in cui la fantasia era protagonista. Ora vediamo alcuni dei dipinti che sono qui esposti nella collezione di Palazzo Blu e che rappresentano questi mondi incredibili in cui i paesaggi sono pura fantasia. Il nome di questo genere pittorico era i capricci. Allora, avviciniamoci a questo dipinto. Vedete che c'è un'architettura
in rovina con delle statue colossali. E c'è un insieme di persone che si ritrovano in una piazza, chissà quale mondo possa presentare. Addirittura c'è un palcoscenico con due personaggi mascherati. Uno sembra addirittura Arlecchino, un personaggio del carnevale. Al lato opposto troviamo un buffometto con un ombrellino minuscolo. E beh, ci sono cavalieri, carrozze. E quest'uomo col turbante ha proprio l'aria di essere un mago. Chissà che mondo e avventure hanno raccontato i nostri pittori, i poli. Ognuno di noi può, lasciare la fantasia libera di trovarci la storia che vuole. La fantasia è una nostra capacità incredibile, che abbiamo il diritto e il dovere di coltivare, perché ci permette di viaggiare nel tempo e nello spazio, di alimentare la nostra curiosità, che è il vero motore di tutte le attività scoperte nella storia dell'uomo. Addirittura per tutelare questa nostra capacità preziosissima, nella Carta dei diritti dei bambini, all'articolo 31, si legge proprio queste parole. Hai diritto al riposo, al tempo libero, e al gioco. Hai diritto a partecipare alla vita culturale e artistica del tuo paese. Ciao bimbi. Studiare la vita e le opere degli artisti molto spesso serve per capire quanto le loro vicende assomiglino anche alle nostre. È il caso di un'artista famosissima, la prima donna, pensate, a ricoprire il ruolo di pittrice nel 1600. Sto parlando di Artemisia Gentileschi, una ragazzina cresciuta in una famiglia di artisti, dove però era sì semplice imparare questo mestiere, ma non era semplice per una ragazzina in un'epoca in cui i pittori erano quasi tutti uomini, potersi affermare come artista. Ebbene, Artemisia invece è stata sin da piccola una ragazza caparbia, decisa, soprattutto battagliera, e con il suo esempio ha insegnato che per emergere nella vita bisogna sempre lottare per poter affermare e avere il diritto di dire chi siamo. Ebbene, Artemisia è la prima donna a un certo punto ad essere accettata in un'accademia che all'epoca era frequentata solo dagli uomini. E a un certo punto diventa talmente famosa da potersi far ritrarre dai propri amici nelle vesti di una pittrice affermata. È il caso di questo bellissimo ritratto fatto dal suo amico Simon Vouet. Artemisia posa con lo sguardo fiero, vestita con un abito sontuoso e con in mano gli strumenti della pittrice. E grazie anche a persone come Artemisia Gentileschi e al loro carattere ribelle, se oggi abbiamo il diritto a diventare ciò che vogliamo. Ciao ragazzi, ci troviamo ora sottoterra, nelle fondamenta di Palazzo Blu. Beh, ogni casa, ogni palazzo per essere solido ha bisogno delle fondamenta. Le fondamenta sono un po' come le radici di una casa e proprio come negli scantinati delle nostre case mettiamo magari gli oggetti che non usiamo più, qui ritroviamo degli oggetti del passato che raccontano la nostra storia. E pensate degli oggetti che in qualche caso sono stati anche buttati via. Lo vedete quello? Beh, quello è un immondezzaio, un vero e proprio cassonetto della spazzatura del Medioevo.
Le persone nel Medioevo, quando avevano una cosa rotta o una cosa che non gli serviva più, la gettavano in spazi come questo, degli spazi stretti tra una casa e l'altra. Ma è proprio vero che ogni oggetto ci racconta una storia. Pensate che è proprio in spazi come questo che gli archeologi hanno ritrovato delle cose, cose rotte, cose che non servivano più, ma che ci permettono di capire molto delle persone che abitavano in questo palazzo tanto, tantissimo tempo fa, e in qualche modo anche di noi. Guardate per esempio questi piatti, belli, vero? Non sono molto diversi da quelli che troviamo noi sulle nostre tavole. Pisa nel Medioevo era una città di commercianti, di persone che andavano in giro per il Mediterraneo a scoprire delle cose nuove che qui ancora non si erano viste. E un giorno alcuni pisani arrivarono a Maiorca e scoprirono delle ceramiche particolari perché erano state smaltate e quindi apparivano più belle a vedersi, più lucide, ma anche più utili, più resistenti. Le importarono, le studiarono ed è così che è nata e si è diffusa in Italia la maiolica, che pensate usiamo ancora oggi e troviamo sulle nostre tavole. Oppure, guardate qui, ci credereste? Questi sono dei resti di alcuni giochi medievali. Beh sì, anche le persone nel Medioevo amavano giocare. Certo avevano giochi molto più semplici, ma quello che importava era darsi delle piccole regole per passare del tempo con sé o con gli altri. Se ci pensiamo bene, anche noi oggi quando giochiamo facciamo questo. Citiamo delle piccole regole per stare bene insieme agli altri ed è poi quello che conviene fare anche nella vita. In queste sale troviamo molte cose, anche dei resti di cibo, che ci raccontano delle abitudini delle persone che vissero qui, della loro città, del loro mondo. Possiamo seguirle come se seguissimo una storia e, per esempio, vedere che nuove scoperte cambiarono il loro stile di vita e ampliarono i loro orizzonti. Guardate per esempio qui, nel 700 iniziarono a mangiare le ostriche le persone che vivevano qui, un cibo francese. Beh, si direbbe che gli sono piaciute molto. Che ne dite? Non sono un po' come noi che scoprendo cose nuove conosciamo meglio un po' anche noi stessi? È proprio vero. Del passato non bisogna buttare via nulla. Eccoci qua, siamo al secondo piano della collezione permanente. Quando vi trovate davanti ad un'opera d'arte, è come essere davanti a un libro che dice «Leggimi, leggimi, ho una storia da raccontare!» Eh sì, perché a questo piano ci sono due polittici, si chiamano così perché sono opere formate da tanti elementi che si incastrano come dei pezzi di un puzzle. Beh, ci sono due polittici che hanno una storia avventurosa e misteriosa da raccontarvi. Il polittico che è dietro di me, il dipinto su tavola che è dietro di me, è della fine del 1300. L'altro, invece, è degli inizi del 1900. Quindi che cosa significa? Significa che sono stati realizzati da due pittori diversi. Sembrano identici, come potete vedere, ma non lo sono. E allora che cosa li unisce? Li unisce proprio questa storia misteriosa. Pensate che per ben 500 anni questo polittico è stato sull'altare di una chiesa in un monastero di Agnano, qui vicino. Poi alla fine dell'Ottocento il nuovo proprietario, Oscar Tobler, ha escogitato un modo per salvarlo da una guerra. Eh sì, perché Oscar Tobler, che era un imprenditore, un politico molto famoso dell'epoca,
Non aveva solamente il Polittico come proprietà, aveva tantissime altre opere d'arte e pensava che le opere d'arte fossero dei beni preziosissimi, talmente preziosi che bisognava averne cura, bisognava salvaguardarli. E sentite che cosa ha escogitato. Lui sapeva, siamo nel 1900, 1930, sapeva che di lì a poco sarebbe scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e ha pensato: devo assolutamente mettere al sicuro il Polittico di Agnano. E così, in gran segreto, chiamò uno dei pittori più famosi dell'epoca, Federico Ioni. Lui era famoso, Federico Ioni, per realizzare delle copie perfette di opere di altri artisti. E così gli commissionò, cioè gli chiese di realizzare un'opera, una copia del Polittico di Agnano. Beh, passarono gli anni e quando questa copia fu pronta, sempre in gran segreto, una notte, lo sapevano solo i monaci, una notte il Polittico del 300 venne tolto e venne sostituito con il Polittico del 900. Nessuno si era accorto di niente, nessuno si era accorto di niente e il Polittico del 300 venne nascosto nella villa di Oscar Tobler. Nessuno si accorse di nulla, sì, fino a quando nel 1944, quando ormai era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, beh, a questo punto che cosa è successo? Beh, su Agnano vennero sganciate delle bombe, venne bombardata la zona e immaginatevi la scena, andò quasi tutto distrutto, anche il monastero e il Polittico subì diversi danni. Sì, ma era la copia dell'originale, Oscar Tobler ce l'aveva fatta, era riuscito a salvare una delle opere per lui più preziose e noi dobbiamo diventare degli Oscar Tobler, dobbiamo avere cura delle cose meravigliose che ci circondano, dobbiamo tutelarle. Come facciamo? Beh, la prima cosa bisogna conoscerla, bisogna conoscere queste meraviglie e poi bisogna toccarle solamente con gli occhi e bisogna fare in modo che non siano in pericolo. Se Oscar Tobler non avesse fatto quello che ha fatto, beh, ora non avremmo potuto ascoltare questa incredibile storia e non ci saremmo sentiti così ricchi, come in realtà siamo. Bellissima sala piena di monete antiche. In questa sala ci sentiamo un poco come dei detective. Bisogna infatti scrutare queste monete molto molto da vicino per poter cogliere tutti i particolari. Queste monete appartenevano a un signore che si chiamava Ottavio Simoneschi e che viveva poco lontano da qui. A dire il vero, anche buona parte dei mobili e dei dipinti che si trovano a Palazzo Blu appartenevano a questo signore, ma le monete erano proprio il suo chiodo fisso. Pensate che ne aveva collezionate ben 3.300 e venivano da città e da paesi molto diversi tra di loro. Ottavio era stato piuttosto fortunato perché aveva ereditato diverse monete da alcuni suoi parenti, ma era anche molto determinato a incrementare la sua collezione. Ci dedicava tantissimo tempo, tantissimo studio, tantissime energie e tutta la sua passione. Le monete dell'antica Roma, in particolare, gli piacevano davvero molto. Pensate che la sua collezione copriva quasi tutta la storia della Roma antica, più di 1000 anni di storia, e pensate che aveva monete tutte rare e preziosissime che molto spesso erano sopravvissute alle città nelle quali erano state create, addirittura agli stati, monete che erano passate di mano in mano centinaia, a volte migliaia di volte. Non è davvero un tesoro? Ottavio era davvero molto orgoglioso della sua collezione, però mancava qualcosa. Voleva che questa collezione fosse conosciuta da tutti, fosse condivisa, perché una cosa non è più bella quando è condivisa.
Ottavio decise che avrebbe donato la sua collezione allo Stato, alla città, ma a una condizione: che potesse essere visitabile da tutti. Ottavio voleva, insomma, che tutti potessero conoscere questo incredibile tesoro. Quando lo Stato ricevette in dono la collezione di Ottavio Simoneschi, fece una grande mostra ed espose le monete, i mobili, i quadri, in una mostra che fu molto vista e partecipata. Ma una volta finita la mostra, le monete, i mobili e i quadri vennero rinchiusi in un deposito, perché non c'era uno spazio che potesse accogliere queste cose e renderle visibili per sempre. Quando è nato Palazzo Blu, finalmente quello spazio si è reso disponibile ed è stato possibile trovare un accordo con gli eredi di Ottavio per poter esporre finalmente la sua collezione e renderla visibile a tutti, a ciascuno di noi. È davvero un bel finale se dobbiamo considerare come le persone sono attratte da questa sala e anche quello che Ottavio effettivamente desiderava. La storia di Ottavio ci insegna che le cose di una persona possono diventare le cose di tutti e che le cose di tutti sono le cose di ciascuno di noi. Ce ne dobbiamo prendere cura, le dobbiamo conservare, perché non sono solo nostre, ma sono anche delle persone che verranno dopo di noi. In questa sala davvero ci rendiamo conto che il museo è la casa di tutti. Ciao bimbi, benvenuti al Palazzo Blu. In questa sala che noi chiamiamo la Sala delle Quattro Stagioni sono esposti alcuni quadri di alcuni artisti toscani che tra la metà dell'Ottocento e la fine dell'Ottocento hanno abbandonato il vecchio metodo di dipingere nei loro studi e sono andati a dipingere direttamente a contatto con la natura. E quali posti sono andati a visitare? Beh, la Toscana, voi sapete, è una delle regioni più verdi d'Italia. Quindi hanno trovato nella bellezza dei boschi intorno alle loro città la possibilità di ritrovare una bellezza nella luce, nei colori, ma soprattutto in questi alberi che rappresentavano un'occasione bellissima per poter rappresentare dei quadri che parlassero dei paesaggi della loro regione. Uno tra questi artisti, Luigi Gioli, nel 1899 ha realizzato Alberetta di Pioppi, un quadro meraviglioso in cui notate come tra gli alberi filtra la luce e come il Gioli sia riuscito con questa bellissima inquadratura quasi a renderci partecipi di quella sensazione che lui aveva provato a dipingere direttamente nel luogo. Ma in questo quadro c'è anche un altro particolare. La data è del 1899, ma sul tronco c'è inciso una data che è diversa, 1893. Che cosa vorrà dire Gioli con questa data incisa su questo tronco? Forse vuole ricordare a se stesso e a noi il ricordo di un amore? Di una storia passata? Quanti di voi, riguardando le fotografie dell'estate passata o delle altre estati, ritornano con la memoria a quelle bellissime sensazioni provate stando con gli amichetti in spiaggia, stando coi nonni in un bosco, passeggiando in mezzo alla natura? Ecco, l'importanza dei quadri tipo quelli del Gioli è proprio questa: riuscire a farci conoscere una realtà che è quella dei boschi, che sono simili a quelli che ognuno di noi può vedere ogni giorno passeggiando in Toscana, ma soprattutto conservare una memoria da tramandare agli altri. In questo quadro, Gioli sembra anticipare
uno degli articoli più importanti della nostra Costituzione, il famoso articolo 9, che parla di conservazione del nostro patrimonio artistico, storico e soprattutto paesaggistico, e che serve anche a tutelare la memoria dei luoghi, ma soprattutto la bellezza di questi luoghi ancora così importanti per un determinato territorio e quindi per una comunità intera. Fate piano, stiamo per entrare dentro a un bosco di pioppi. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento e il cinguettare degli uccellini. Camminando calpestiamo le foglie e scricchiolano secchi. Chissà, sotto si può nascondere qualche piccola creatura. Stiamo come entrando dentro all'abitazione di creature grandi ma anche piccole, che sono talmente generose da lasciarci entrare liberamente dentro la loro abitazione. Quindi della natura noi dobbiamo avere profondo rispetto. Quante volte durante un'escursione in montagna o una gita al mare non ci siamo fatti problemi a raccogliere conchiglie, rami, sabbia addirittura? Beh, ricordiamoci sempre che tutto quello che portiamo via alla natura, per la natura è indispensabile e può provocare gravi danni. Pensate che in montagna possiamo cogliere, non curanti, dei fiori che sono rari e quindi devono essere protetti perché rischiano di scomparire. È come se portassimo via degli oggetti preziosi dalle nostre abitazioni. Senza letto, cibo, coperte, come faremo a sopravvivere? Ecco, accade lo stesso per l'ambiente. Quello che è un fiore, un ramo, per gli animali e le creature della natura può essere un rifugio o del cibo. Esistono in Italia dei luoghi, dei musei viventi, in cui sono raccolte e conservate piante che provengono da paesi anche lontanissimi, e che noi possiamo andare a scoprire senza dover dare fastidio o raccogliere quello che la natura espone. Il WWF ha realizzato, proprio per aiutarci ad avere un comportamento adatto che abbia rispetto del mare come della montagna, un manuale di bon ton di natura. I comportamenti che ci suggerisce di avere sono quelli di non raccogliere souvenir di natura, appunto, quello di rispettare l'ambiente e osservare dalla giusta distanza gli animali senza disturbarli nel loro habitat, e di fare la raccolta differenziata, soprattutto della carta, della plastica e del vetro. A questo proposito anche la nostra Costituzione ci raccomanda di tutelare il paesaggio e ce lo raccomanda nell'articolo 9. Saluta, ricordandovi che all'interno delle sale magnificamente illustrate si trova una collezione di arte che ci ricorda che il museo è un luogo aperto per riflettere, imparare a conoscerci, rispettare tutto ciò che ci circonda per diventare dei buoni cittadini del futuro. Ciao bambini!